Signori, buongiorno. L'amico De Marti mi ha chiesto di dare l'avvio a questa, spero, certamente interessantissima evento, che non sarà, a mio parere, solo interessante per le relazioni, ma perché ha, a mio parere, è un punto cardine di un percorso che è nato a Torino, che ha avuto il suo baricentro a Torino e che adesso, io credo, ha il riconoscimento non solo nazionale ma anche del mondo. E da questo punto di vista mi preme ringraziare pubblicamente l'amico Angelo Raffaele Meo, che vedo lì, perché senza di lui questa cultura, ma anche queste iniziative, scusate, gli ingegneri hanno sempre il vezzo di voler giocare con gli apparati tecnologici, quindi il ringraziamento ad Angelo Raffaele che ci ha permesso a tutti, ha permesso a tutti noi di capire l'importanza e di avere un approccio al problema dell'open nelle sue sfaccettature più ampie, che non sono solo etiche, non sono solo economiche, ma io credo siano anche tecnologiche, ed è quel connubio tra tecnologia e etica che io credo sia l'elemento più interessante di questa scuola torinese. Io non voglio rubarvi altre parole, sono orgoglioso di essere qui, sono orgoglioso che l'amico De Marti mi abbia chiesto di dire due parole. Purtroppo io alle 11 ho esami, sono un docente universitario e credo che quello, il mio compito fondamentale sia quello, quindi non so se potrò stare fino alla fine. Poi oltretutto sono 145, quindi sono pochi. Io passerei la parola al magnifico rettore del Politecnico, che ringraziamo perché la sua presenza qui, io so quanto lui si è impegnato, stamattina ci telefonavamo alle 8, ecco, tanto per parlare di altre tematiche. La sua presenza qui sia la testimonianza di come questo Ateneo creda realmente in questa linea di pensiero e io spero la voglia ulteriormente sostenere e ulteriormente rappresentare. Grazie. Grazie Marco. Ti ringrazio e dico la verità che sono veramente contento di essere qua questa mattina. Sono contento perché quando abbiamo incominciato a parlare di questa cosa con Juan Carlos, io dico la verità, ne sapevo veramente molto poco. Lui mi aveva dato l'indirizzo del Berkman Center di Harvard. Io sono andato a leggere un po' che cosa era stato fatto e mi sono subito innamorato di questa cosa. Dopodiché con Juan Carlos e con Marco avevamo fatto una riflessione sul fatto che questa cultura non può essere una cultura solo di tipo tecnologico, deve essere una cultura più ampia, una cultura che vede gli aspetti giuridici, gli aspetti etici, gli aspetti relazionali. E questa cosa non la potevamo fare da soli, perché se l'avessimo fatta da soli avremmo perso quel significato ampio che con grandissima visione aveva avuto il Berkman Center. E allora abbiamo coinvolto l'amico Ricolfi, ma lo abbiamo coinvolto nella direzione di avere una relazione stabile con questi mondi che, pur essendo nati in modo così diverso, adesso si vengono a convergere su una tematica che ci pervade ogni giorno di più, che fa parte della nostra cultura e noi speriamo che la cultura diventi di nuovo una cultura alta e che poi possa trasferire alcune delle sue componenti più interessanti, più importanti, anche nella politica. La politica in questo momento ha un deficit di cultura e credo che di questo poi avremo modo di parlare col professor Rodotà. Per cui oggi, come diceva Marco, è una giornata bella in cui noi pensiamo si possa iniziare un percorso in cui noi vorremmo coinvolgere tanti giovani, giovani non solo del Politecnico, ma anche dell'Università, perché la loro vita, il loro futuro, sarà pervaso da queste tematiche. E queste tematiche non potranno essere affrontate in modo superficiale,
ma dovranno essere parte della loro cultura. Noi lo diciamo ormai da qualche tempo, i nostri prossimi studenti sono nativi internet e questo ha un significato che probabilmente noi non abbiamo ancora concretizzato, non siamo ancora capaci di valutare completamente. Con Raffaele Meo tante volte abbiamo parlato dell'open source, tante volte lui mi ha anche un po' ripreso in qualche condizione, e io lo ringrazio anche di questo. Però noi abbiamo incominciato a capire che ha ragione lui. Pensate che quest'anno, grazie a Marco, abbiamo fatto un'operazione, voi sapete che ogni anno ai 100 migliori studenti nel nostro test d'ingresso noi doniamo un PC. Un PC perché noi riteniamo che questa sia una modalità anche di presentazione di una scuola tecnologica come la nostra. Ebbene, quest'anno per la prima volta abbiamo montato un sistema operativo open source. Abbiamo fatto questo evento qualche settimana fa, prima di Natale, in questa sala. I ragazzi, lo capite, erano i migliori dei migliori ed erano entusiasti di questa cosa. Ecco, quindi io credo che sia quasi dovuto, no, nei confronti delle nuove generazioni cercare di trasferire loro questa cultura, una cultura che deve essere però a 360 gradi, non può essere solo tecnologica, ma deve avere anche le altre componenti. Quindi vi ringrazio molto, da parte mia c'è la disponibilità naturalmente a supportare in tutte le forme che saranno necessarie. Voi sapete che abbiamo anche una sede prestigiosa del centro, in questa villetta di fronte all'ingresso del Politecnico, e anche questo fa parte di questa operazione. Naturalmente è un luogo aperto, chi di voi vuol partecipare in modo virtuale o in modo reale è benvenuto, le porte sono sempre aperte e vi prego veramente di promuoverlo presso i nostri studenti, presso le nuove generazioni, perché questo sarà il loro futuro. Grazie molto, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie.